bentornati sul nostro canale e bentornati nella nostra cucina. Oggi vi proponiamo una nuova videoricetta per il vostro menù medievale. Sarà presente Ser Nicola che ci aiuterà nella realizzazione di questa pietanza. Ciao a tutti! Oggi realizzeremo i ravioli in tempo di carne, altra ricetta tratta dal libro di Maestro Martino, libro de arte coquinaria. Inizieremo con elencarvi gli ingredienti, mentre le quantità le troverete scritte giù nell'info box. Per la pasta ci serviranno uova, farina di semola, acqua ed un pizzico di sale. Per il ripieno invece utilizzeremo formaggio grasso, formaggio stagionato, ventresca di suino, spezie ed erbe tritate. Per il condimento invece formaggio grattugiato e spezie dolci. Infine, per un ottimo brodo utilizzeremo carne di cappone, sedano, aglio, cipolla e spinaci. Per un brodo più gustoso potete aggiungere anche delle carote, ortaggi in uso nel Medioevo. Iniziamo preparando l'impasto dei nostri ravioli. Mettiamo da parte il nostro impasto e procediamo a preparare il ripieno dei nostri ravioli. Tagliamo del formaggio grasso, del formaggio stagionato, la ventresca di suino e lessiamo gli ingredienti assieme. Thank you.
crosta molto sottile e procederemo a riempire i nostri ravioli, che non dovranno essere maggiori di una mezza castagna. Di altra buona carne e quando il nostro brodo bolle aggiungiamo dello zafferano. Lasciamo in cottura i nostri ravioli per il tempo di due padre nostro, quindi per un minuto circa. Una volta pronti li serviamo con il brodo e li insaporiamo con un po' di formaggio grattugiato, spezie dolci quale cannella, zafferano e pepe. Possono essere realizzati anche con carne di fagiano, pistarna o altri volatili. Ecco il nostro piatto finito. Speriamo che la ricetta dei ravioli in tempo di carne vi sia piaciuta. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui su YouTube e se trovate la ricetta mandateci le foto su Instagram taggando Compagnia del Vespro Enna. Qui su nella scheda informativa e giù sotto in descrizione vi lasciamo la ricetta dei maccheroni siciliani. Per Aspera d'Astra, iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel mi piace a questo video che ci aiuta tanto a crescere. Non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto per restare sempre aggiornati. E seguiteci sui nostri social, Instagram e Facebook, di cui trovate i link giù in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!